Martedì uscirà il suo nuovo libro edito da Rizzoli, Omeopatia, bugie, leggende e verità. E con noi Roberto Burioni. Professore, buonasera. Ben trovato. Sì. Eccolo qua. Omeopatia, bugie, leggende, verità, edito da Rizzoli. Senta, dopo le polemiche con i Novax, cioè, se le cerca un po' lei però. Non è colpa mia, insomma, il professore ha questa abitudine professionale, insomma, che dove 2 più 2 fa 5, bisogna 4. Senta, prima di parlare dell'omeopatia, volevo farle una domanda che riguarda invece il suo lavoro. Nei prossimi 5 anni mancheranno 45.000 medici di base. Io trovo che sia una cosa molto preoccupante. Posso chiedere se lei, per esempio, trova che il numero chiuso nell'università per medicina sia un problema o comunque un'idea da superare? È una necessità, perché un medico deve essere formato attraverso la frequenza in corsia, attraverso un'attività pratica, quindi non si possono formare medici in numero illimitato, bisogna in qualche modo decidere appunto. Anche se l'università dovrebbe essere il luogo della passione, uno potrebbe anche studiare per se stesso senza esercitare quel ruolo. Beh, però sarebbe un peccato, insomma, formare una persona per 6 anni più altri. E come si recuperano 45 medici col numero chiuso? È molto semplice, bisogna aumentare il numero dei posti all'università, ma soprattutto i numeri di posti nella formazione specialistica e nella medicina generale, perché non è facile fare un medico, non si può fare da un giorno all'altro, e anche prenderli dall'estero è difficile, perché un medico deve comprendere e deve parlare bene la lingua, deve stabilire un rapporto con i pazienti, per cui bisogna muoversi immediatamente. Questa è in effetti un'emergenza. Questo libro produrrà molte polemiche. In Italia il 17% della popolazione fa uso di prodotti omeopatici, che sono venduti peraltro nelle farmacie. Lei dice: l'omeopatia non fa male sostanzialmente, ma non serve a niente. Non lo dico io. È un'affermazione, insomma. Però l'efficacia di una terapia non è un'opinione. L'efficacia di una terapia è qualcosa che si può misurare, come il peso, come una dimensione. Quando noi misuriamo l'efficacia dell'omeopatia, questa efficacia è nulla. C'è scritto anche nel sito dell'Ordine dei Medici che l'omeopatia non ha alcuna efficacia. Su quale principio si basa l'omeopatia? L'omeopatia si basa su un principio che è stato formulato circa 200 anni fa. Il principio è che il simile cura il simile. Se una persona ha il mal di testa, io gli do qualcosa che provoca il mal di testa e lo guarisco. Una persona ha il mal di stomaco, gli do qualcosa che cura il mal di stomaco, lo guarisco. Non so, una persona viene investita da un treno, gli do un treno. No, forse questo Non funziona. Però questa cosa, che poteva essere ragionevole 200 anni fa, oggi è implausibile, perché sappiamo che le cose vanno diversamente. Noi curiamo le persone individuando le cause e appunto rimuovendo le cause delle malattie. Lei credo sia contrario alla vendita dei prodotti omeopatici in farmacia? Ma io devo dire, nel momento in cui noi abbiamo informato correttamente la persona, io non sono estremista in queste cose, perché non paragoniamo per esempio chi si cura con l'omeopatia con chi non vaccina i figli. Certo, non vaccina i figli, cioè, mette in pericolo fa male i bambini a sé e fa male agli a tutta altri, la società. Cioè. Una persona che desidera curarsi con l'omeopatia ha il diritto di farlo. L'importante però è che magari non trascuri le cure di provata efficacia, perché questo poi può portare a delle tragedie. Lei dice che insomma, l'omeopatia, sostanzialmente le cure omeopatiche non contengono nulla, non c'è nessun principio attivo, lei dice. No, questo non lo sapeva Hahnemann 200 anni fa. Ma la chimica che fa funzionare i nostri cellulari, le telecamere che ci riprendono, le batterie delle nostre automobili, ci dice che nelle diluizioni omeopatiche non c'è più alcun principio attivo. Quindi i farmaci non contengono nulla, non sono farmaci. Con cosa sono diluiti i principi attivi? Sono diluiti con l'acqua, ma sono diluiti talmente tanto che per bere una molecola di principio attivo dovremmo ingurgitare alcune piscine olimpiche di preparato omeopatico. Però in Italia, come dicevo all'inizio, c'è il 17% della popolazione che fa uso di questi prodotti, alcuni dicono anche di trarne beneficio. Questo come si spiega? Ma questo, ecco, è molto importante, perché ci sono persone assolutamente in buona fede, che non hanno motivo di dire bugie, che affermano di stare meglio. Questo è dovuto in parte al fatto che le malattie guariscono da solo, fortunatamente. Quindi se uno si prende l'influenza e non ha complicazioni, guarisce in 5 giorni, sia che
prenda delle vitamine, che prenda dei preparati omeopatici, che ascolti le canzoni di Julio Iglesias, per la prognosi. Ha detto a caso lei, perché no, caso. No, perché se lei prova che fanno bene l'influenza è... No. però appunto altro invece è l'effetto placebo, che è il placebo, sarebbe qualcosa che il paziente crede essere un farmaco e invece non contiene nulla. Quella è la potenza della nostra mente, che è veramente incredibile, e io nel libro tento di raccontarla per far capire quanto è difficile misurare l'efficacia di una terapia, non solo perché il paziente si può suggestionare, ma perché si può suggestionare anche il medico. Senta, ma lei non è eccessivamente scientista, cioè lei sarebbe disponibile a prendere in considerazione invece anche insomma, l'ipotesi che invece altre cose, anche, ci sono anche dei farmaci convenzionali che si scopre perché fanno malissimo. Ma certo, la scienza non fornisce dei dogmi, la scienza è una verità provvisoria che ogni giorno può essere messa in discussione, però deve essere messa in discussione con il metodo scientifico, non è un'opinione. I dati che noi abbiamo sono molto chiari, ci indicano che l'efficacia dei preparati omeopatici è zero. Se però dovessero uscire degli studi rigorosi che dimostrano il contrario, ovviamente dovremmo prenderne atto. Al momento però non ci sono. Qualcuno ha mai, diciamo, usando cure non convenzionali, appunto, provocato danni irreversibili a delle persone? Ma con l'omeopatia... non si possono provocare danni perché appunto non contengono principio attivo, anzi ci sono degli scettici che fanno ogni anno un tentativo di suicidio omeopatico ingurgitando grandi quantità di farmaci e non gli succede niente. L'importante è non omettere le cure di provata efficacia, perché in quel caso possono proprio succedere delle tragedie. Lei ha citato nel libro un esperimento, si chiama A doppio cieco randomizzato, con Elvis Presley, Beethoven, Leonardo da Vinci, Giulio Cesare, Raffaello, Napoleone e soprattutto Giorgio Quinaglia. Lei è laziale, no? Ecco, quindi è di parte. Ecco, che cos'è questo esperimento? Come facciamo noi per dire quanto pesa una mela? Possiamo guardarla e dire quanto pesa, prenderla in mano e dire quanto pesa, oppure metterla in una bilancia di precisione. Le tre cose non sono uguali, perché quando la mettiamo in una bilancia la misura è molto più accurata. Lo stesso vale per le terapie, qualunque terapia, omeopatica o no. Noi possiamo somministrare questa terapia a un paziente, chiedergli come stai, stai meglio? E questa è guardare la mela. Oppure possiamo prendere un numero molto ampio di pazienti, a metà gli somministriamo la terapia, a metà somministriamo un placebo, ma poi li facciamo visitare da dei medici, ma dei medici che non sanno chi ha preso la terapia e chi ha preso il placebo. Perché è provato che non solo il paziente può essere suggestionato, ma anche il medico. Noi il medico dobbiamo considerare un uomo suggestionabile esattamente come il paziente. Per cui questi sono gli studi di più alta qualità. E questo è il modo in cui si deve correttamente valutare l'efficacia di qualunque terapia. Allora, mandiamo la pubblicità e riprendiamo la conversazione. Prego. Ed eccoci qua ancora con Roberto Burioni, perché dopodomani uscirà Omeopatia, bugie, leggende, verità. Sa che durante la pubblicità ho chiesto di guardare che cosa scrive il nostro pubblico sui social, eccetera. L'obiezione, se dico bene, lo chiedo ai miei autori, eventualmente mi aiutate, l'obiezione più frequente è: mi sono sempre curato con l'omeopatia e ho curato anche i miei figli e sto bene. Se vogliamo, se devo rispondere provocatoriamente, se anche chiediamo a dei bambini, ma Babbo Natale porta i regali, se li porta tutti? Certo, no, non facciamo, no, certo che li porta, professore. Certo che li porta. Non scherziamo, porta. No, non possiamo scherzare. Però questo... Tesoro, ciao, saluti a papà, ti saluta. Anch'io mia figlia. Anche la figlia, come si chiama suo figlio? Caterina, 8 anni, e Babbo Natale. Anche la mia si chiama Caterina. Ok. Quasi 10. Ecco, a tutte quelle che si chiamano Caterina, ciao da papà. Ecco, ora sì che c'è la polemica vera, altro che... Auguri. Va bene. Con i Novax va meglio? Molto, molto più facile. No, devo dire che io con i vaccini è qualcosa che sentivo molto fortemente, perché veramente era in pericolo la salute della nostra società. L'omeopatia è una cosa molto diversa. E queste persone che dicono di stare meglio grazie ai rimedi omeopatici sono persone in perfetta buona fede. Non è che sono persone che, insomma, suggestionabili o via dicendo. Il fatto è che prima di tutto molte malattie
passano da sole. E secondo, c'è questo potentissimo effetto placebo. Io nel libro racconto la storia di questo medico, Beecham, che è al fronte nella Seconda Guerra Mondiale. Soldati feriti, straziati, lui ha solo la morfina per fargli passare il dolore. A un certo punto gli finisce la morfina, non sa più cosa fare e inietta questi soldati feriti dell'acqua nulla. E sorpreso deve notare che il 30% dei soldati feriti ai quali viene somministrata l'acqua, il nulla, sta meglio. Ecco, la nostra mente ha una forza notevole che, bisogna ammettere, i medici omeopatici sanno sfruttare al meglio, perché sanno stabilire un ottimo rapporto con i loro pazienti. C'è una cosa che lei riconosce nel libro che è molto importante, che sembra essere un'autocritica verso la medicina ufficiale, cioè che il paziente che va dall'omeopata riscontra un atteggiamento molto diverso, spesso, senza generalizzare, da quello che riscontra dal medico, diciamo, tradizionale. Cioè, le visite durano tantissimo, si sente accolto, compreso, si sente, come dire, di fronte a qualcuno che lo giudica come persona e non come patologia. 100 anni fa un medico che diagnosticava a un paziente una polmonite non poteva fare altro che accompagnarlo verso la guarigione o verso la morte, che veniva decisa dalla sorte, certo, non dalla medicina. Oggi il medico salva la vita alle persone, non si muore più di tante cose, si guarisce, non si muore immensamente meno di AIDS, si guarisce dall'epatite C, un infarto, insomma ci si può riprendere. Però la medicina si è tutta spezzettata e quindi noi medici alla fine abbiamo di fronte dei pazienti che si incontrano con più professionisti, certo, gli manca qualcuno che li consideri come persone, perché poi la paura, l'angoscia, il timore, certo, è quella di sempre. Ecco, gli omeopati in questo sono più bravi, perché prendono in considerazione il paziente in maniera più completa. Degli studi hanno dimostrato come la visita di un omeopata sia molto più lunga di quella di un medico, diciamo così, tradizionale. Quindi questo dovrebbero insegnarci. Sono sicuro che il suo libro comunque susciterà un grande dibattito, che poi è lo scopo, per fortuna, dei libri. La ringrazio tantissimo. Grazie infinito. Grazie, dottor Burioni, grazie tanto. Alla prossima. Grazie, da quella parte. Prego.